lezione di oggi e penso anche la prossima la dedichiamo alla similitudine, analisi dimensionale del funzionamento delle turbomacchine. Cioè, se dobbiamo progettare una turbomacchina, ovviamente ci preoccuperemo, come in tutti i progetti, di fare le cose al meglio. Fare le cose al meglio significa che dobbiamo capire bene come funzionano le turbomacchine e da quali parametri alla fine dipende il rendimento. Quindi per noi progettisti è importante conoscere bene anche il funzionamento delle turbomacchine, tant'è vero che nelle lezioni scorse abbiamo dedicato tempo a capire alcuni aspetti fondamentali che in realtà poi andranno a condizionare il funzionamento delle macchine e quindi che dobbiamo tenere presente al momento. Ora, guardiamo la generica macchina con una sorta di scatola nera e cerchiamo di capire cosa interessa a noi e da cosa dipende la grandezza che mi interessa. In generale a noi, per una generica turbomacchina, potrà interessare ad esempio la potenza che si è in grado di scambiare, piuttosto che il rendimento. Poi, entrando un po' più nel dettaglio, il lavoro di palettatura che deve essere scambiato per ottenere un certo lavoro ideale specifico. Nel caso di una macchina operatrice o viceversa, investiamo un certo lavoro ideale specifico per ottenere tramite un rendimento quello che è un lavoro. Da cosa dipende ognuno di questi parametri, un parametro di prestazione della macchina? Beh, dipende da svariati elementi, da svariate cose, da svariati altri parametri, dalle condizioni di funzionamento, dalla geometria che utilizziamo per disegnare, per progettare la nostra macchina, ovviamente dalle proprietà del fluido elaborato e dalle condizioni in cui esso viene elaborato. Cioè, volendo riassumere, potremmo dire che ad esempio il lavoro di palettatura piuttosto che il lavoro ideale specifico che viene scambiato da una turbomacchina dipende dalle condizioni operative della stessa, magari espresse tramite il numero di giri e la portata che essa va a elaborare. Ovviamente dipende dalla geometria. Tutto sommato le turbomacchine sono oggetti piuttosto semplici rispetto ad altri che sono molto più complessi, però definirne la geometria significa andare a specificare un certo set di parametri geometrici notevoli. Se pensate ai diametri esterni, diametri interni, altezze delle pale, forme delle pale e così via. Dipenderà, abbiamo visto nella scorsa lezione, che la finitura superficiale e la dimensione delle tenute andranno a influenzare il rendimento interno della macchina, perché la finitura superficiale, la scabrosità va a condizionare il coefficiente di attrito e quindi quelle che sono le perdite legate allo strato limite. Il modo in cui realizziamo le tenute va a condizionare quelle che saranno le perdite attraverso i giochi, il circolo di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione. E poi tutte quante le proprietà che riguardano il fluido di lavoro, densità, viscosità, se è un gas, il CP e il K, la temperatura a cui si trova questo fluido di lavoro, se è un liquido sarà importante la tensione superficiale perché questa condizionerà la resistenza alla cavitazione della macchina. Quindi, in realtà, ogni singolo parametro di prestazione che possiamo individuare dipende da un numero molto grande, da un numero elevato di grandezze fisiche che possiamo determinare. Il che rende difficoltoso studiare la macchina in maniera generale, perché a noi, per farne un'ottimizzazione, per poter ottimizzare il funzionamento della macchina dovremmo esplicitare questo legame funzionale, quindi capire ognuna di queste grandezze come va a impattare sul rendimento, ad esempio, per cercare di progettare e realizzare una macchina che funzioni in maniera ottimale. Numero elevato di parametri, dobbiamo cercare di semplificare le cose. Per semplificare le cose facciamo ricorso all'analisi dimensionale, teorema di Buckingham, che voi avete già affrontato nel corso dei vostri studi, giusto? Nel corso di fisica tecnica piuttosto che di termodinamica. Lo richiamiamo. Cosa ci dice il teorema di Buckingham? Che se abbiamo un legame funzionale tra n grandezze dimensionalmente omogenee tra di loro,
possiamo individuare questo legame funzionale, potrà essere espresso in maniera equivalente tramite un nuovo legame funzionale che vede coinvolte n-m grandezze adimensionali, dove m sono il numero di unità fondamentali che servono a descrivere il primo set di grandezze dimensionali. Cioè, nello studio della termofluidodinamica fondamentalmente noi abbiamo, possiamo avere a che fare con quattro unità fondamentali, cioè ogni grandezza che tiriamo in ballo in quella, nella relazione precedente che abbiamo visto, numero di giri, portata, dimensioni geometriche, rugosità, giochi, proprietà del fluido di lavoro che stiamo considerando, in realtà ognuna di queste può essere espressa tramite al massimo quattro unità fondamentali, che sono, da un punto di vista dimensionale, la lunghezza, la massa, il tempo e la temperatura. In realtà, se abbiamo a che fare con fluidi incomprimibili, che assumiamo essere incomprimibili, quindi abbiamo a che fare con macchine idrauliche, tutte le grandezze che noi, per noi sono di interesse sono esprimibili tramite l'unità di misura della lunghezza, l'unità di misura della massa e l'unità di misura del tempo. Ad esempio, la portata sono chilogrammi al secondo, quindi due unità fondamentali, massa e tempo. Numero di giri, giri al secondo, quindi è un tempo alla meno 1, un'unità fondamentale, il tempo, e così via. Se abbiamo a che fare con un flusso comprimibile, dobbiamo tenere in conto l'influenza della temperatura, quindi aggiungeremo una quarta unità fondamentale. Se abbiamo a che fare quindi con delle macchine idrauliche, dato le n grandezze omogenee tra di loro, che possono ad esempio esprimere come il rendimento dipende da tutta una serie di parametri, il teorema di Bynum ci dice che noi potremmo determinare un legame funzionale che vede coinvolti n-3 parametri adimensionali che in maniera equivalente al primo legame funzionale ci descrive appunto come varia il rendimento di una macchina. A cosa ci serve questo? Non sembra che per il momento come di Buckingham possa semplificarci di troppo le cose, però vedremo nello sviluppo dei nostri ragionamenti che in realtà lo fa. Innanzitutto cominciamo a focalizzare l'attenzione su quella che chiameremo una famiglia di macchine. Abbiamo detto che una macchina a fluido, in particolare specifico una turbomacchina, è descritta da un punto di vista geometrico del suo disegno da un generico set di grandezze che possono essere se facciamo riferimento a una ruota radiale, il diametro all'ingresso dei condotti rotorici, il diametro corrispondente all'uscita dei condotti rotorici, l'altezza della pala all'ingresso del condotto rotorico, l'altezza della pala all'uscita del condotto rotorico, l'angolo in ingresso, l'angolo in uscita, la forma della pala stessa, il diametro della bocca di espirazione, eccetera. Tutta una serie di grandezze, in realtà un numero piuttosto grande di grandezze, se ci serviranno per definire quello che è il disegno esecutivo della macchina, però in generale possiamo dire che un generico set di grandezze L con I può essere utilizzato per descrivere da un punto di vista geometrico la macchina, no? Una qualsiasi macchina, sia essa assiale sia essa di tipo radiale. Ora, fissiamo una di queste grandezze. Fondamentalmente, se stiamo parlando di macchine radiali, definiremo grandezza caratteristica della nostra macchina il diametro esterno della girante. Se stiamo parlando di macchine assiali, in genere si definisce come grandezza caratteristica il diametro medio delle pale. Quindi parliamo sempre di un diametro. La generica grandezza D, che da questo momento in poi per noi sarà
la grandezza caratteristica della nostra macchina. Riferiamo qualsiasi grandezza del nostro set di parametri di grandezze dimensionali che ci definiscono le macchine a questa che chiamiamo fondamentale. Questo ci permette di definire un set di parametri di forma, generico parametro di forma lambda i, rapporto tra la generica grandezza dimensionale che ci va a definire il disegno esecutivo della macchina rispetto a quella che abbiamo chiamato grandezza di riferimento o grandezza caratteristica. Ad esempio, parametro di forma lambda 1 pari altezza della pala al bordo d'ingresso del condotto rotorico rispetto al diametro caratteristico della macchina, la grandezza caratteristica della macchina. Parametro di forma lambda 2, altezza della pala all'uscita del condotto rotorico, sempre riferita a questa grandezza caratteristica. Se stiamo considerando una girante radiale, abbiamo detto che questo sarà il diametro esterno della girante. Parametro di forma lambda con 3, rapporto tra il diametro della girante al bordo d'ingresso dei condotti rotorici riferita alla nostra grandezza caratteristica D, e così via. In realtà potremmo riferire il passo palare a questa D, potremmo riferire anche gli angoli a questa grandezza. Quindi, per l'appunto, definiamo il disegno esecutivo della nostra macchina, noi possiamo rappresentarlo semplicemente definendo una grandezza caratteristica di cui diamo effettivamente la misura. Il diametro esterno è 320 mm della nostra girante, e poi andiamo a definire anche numericamente un set di fattori di forma che ci permettono di riportare qualsiasi, appunto, grandezza che definisce il disegno esecutivo a quella che è la grandezza fondamentale che abbiamo scelto. Questo significa, in realtà, questi fattori di forma ci descriveranno non solo la macchina che stiamo prendendo in considerazione, ma ci descriverà tutta quella famiglia di macchine, tutto quell'insieme di macchine che sono geometricamente simili a quella che stiamo prendendo in considerazione. Quindi per me, da questo momento in poi, quando parlerò di famiglia di macchina, famiglia di macchine, sto intendendo, tutto quell'insieme di macchine che sono caratterizzato dallo stesso set di rapporti di forma, magari però da diametri o da grandezze di riferimento costanti, caratteristiche diverse, ossia l'insieme di quelle macchine che sono semplicemente scalate l'una rispetto all'altra, ma che mantengono forma geometrica simile. Okay? All'interno di una famiglia, poi, il singolo elemento che costituisce quella famiglia lo individuo tramite il valore che assegno alla grandezza di riferimento, alla dimensione caratteristica. Ora, supponiamo di limitare lo studio che ci eravamo proposto all'inizio di questa lezione, capire ad esempio come paga il lavoro di palettatura di una macchina, di una generica turbomacchina, da cosa dipende. Limitiamo questo studio semplicemente ai componenti di una certa famiglia. Quindi abbiamo fissato la forma delle macchine. Supponiamo anche di avere a che fare soltanto di studiare in particolare le macchine idrauliche, che ci semplifica un attimo le cose perché tira via la dipendenza dalla temperatura. Il lavoro di palettatura, piuttosto che rendimento, piuttosto che qualsiasi altro parametro di prestazione di una macchina idraulica, allora
dipenderà dal numero di giri a cui questo funziona, dalla portata che stai lavorando. Non ragioniamo più in termini di portata massica, ma semplifichiamo le cose, ragioniamo in termini di portata volumetrica. Dipenderà dalla densità del fluido, dipenderà dalla viscosità del fluido, perché da questa grandezza dipenderanno le perdite di carico che abbiamo, le perdite per attrito che abbiamo all'interno della macchina. E ovviamente abbiamo confinato lo studio all'interno di una certa famiglia di macchine soltanto. Dipenderà da che diametro ha la macchina che stiamo studiando all'interno di questa famiglia. Quindi non compare più tutto quanto l'insieme di grandezze geometriche che vanno a definire la turbomacchina, perché sto limitando l'attenzione a una singola famiglia. Quindi ho fissato il set dei fattori di forma lambda i. Per individuare la macchina, fissato questo set, mi basta specificare qual è la grandezza caratteristica che mi va a definire quella particolare macchina all'interno di una certa famiglia. Ho fatto anche un'altra operazione, nello scrivere questa relazione semplificata, ho trascurato l'importanza della finitura superficiale dei giochi. Per il momento trascuriamo l'importanza di queste due grandezze. Sono due grandezze un po' particolari in realtà, perché da un punto di vista della geometria, delle grandezze, appunto, che abbiamo fatto una serie di esempi qui, io posso scalare una qualsiasi turbomacchina, farne un modello che è due volte più grande o che magari invece è la metà più grande, semplicemente scalando appunto i vari diametri, le altezze e così via. Quello che nella realtà è impossibile scalare sono proprio la rugosità superficiale e la dimensione dei giochi, perché la rugosità superficiale in realtà cercherò sempre di farla al minimo e il suo valore dipenderà da quelle che sono le tolleranze di lavorazione, da quelle che sono le caratteristiche con cui vado a effettuare la lavorazione dei miei vari elementi di macchina. Quindi non posso pensare che ho una pompa, voglio farne una grande il doppio scalandola tramite un fattore di scala, non posso pensare che la finitura superficiale sarà due volte peggiore. Rimarrà la stessa, perché io poi nell'operazione di realizzazione della macchina userò sempre le stesse tecniche di lavorazione. Magari sarà un grezzo di fusione, sarà un elemento che viene fuori da una fusione, piuttosto che un elemento che viene fuori da una tornitura e così via. Lo stesso per i giochi. In realtà cercherò di rendere sempre minime le dimensioni dei giochi e di minimizzare le portate, le fughe che posso avere attraverso i giochi tramite delle tenute, le cui dimensioni non dipendono fondamentalmente dalla dimensione assoluta della macchina, ma dipendono da ciò che riesco che è tecnologicamente possibile in realtà. Quindi quelle due grandezze, giochi e scabrosità, non riesco a scalarle, in realtà non è possibile scalarle, per il momento ne trascuriamo l'influenza. Alla fine, quindi, ragioniamo ad esempio sul lavoro di palettatura, e la mia macchina idraulica di forma fissata, il lavoro di palettatura, trascurando scabrosità e giochi, lo faccio dipendere dal numero di giri, dalla portata volumetrica, dalla dimensione della macchina che sto esaminando, ripeto, all'interno della mia particolare famiglia, e dalle proprietà del fluido, densità e viscosità. Abbiamo sei variabili dimensionali che formano una relazione dimensionalmente omogenea, tre unità fondamentali. Per il teorema di Buckingham possiamo trovare una relazione equivalente che ci equivalente alla prima, che coinvolga soltanto 6 meno 3, tre parametri dimensionali come risultato. Quindi quella relazione è equivalente a un legame funzionale che lega tra di loro appunto non più 6 grandezze ma 3 grandezze adimensionali.
Come le costruiamo queste tre grandezze adimensionali? Vi ricordate, le avete fatto? Ok, il teorema di Duncan ci dice questo. Passiamo da un legame matematico funzionale che ci lega tra di loro sei grandezze, possiamo passare ad uno che ci lega soltanto tre grandezze adimensionali. Quindi c'è una semplificazione dei parametri di cui dobbiamo tener conto nello studio della nostra matematica. Come lo costruiamo? Beh, in genere quello che si fa, si scelgono tra le sei grandezze dimensionali che sono coinvolte nella nostra analisi, se ne scelgono tre. Ad esempio scegliamo il numero di giri, densità del fluido, dimensione caratteristica. Quindi stiamo scegliendo n di rho. Si costruiscono tre monomi che vengono di solito indicati con la lettera greca pi greco, da cui il teorema di Bagen viene anche chiamato teorema del pi greco. Pi greco 1, prendiamo le nostre tre grandezze fondamentali che abbiamo scelto, d elevato a un esponente incognito a con 1, per la densità rho elevato a un esponente incognito b con 1, per terza grandezza numero di giri al secondo elevato a un esponente incognito c con 1, e lo moltiplichiamo per una delle grandezze che è rimasta fuori nella nostra scelta del set di tre grandezze fondamentali da utilizzare. Quindi la moltiplichiamo per mu, costruiamo il secondo parametro pi greco 2 coinvolgendo questa volta la portata volumetrica di rho n, cambiano gli esponenti, da a con 1 passiamo da con 2, b con 2 e c con 2, pi greco 3, la terza grandezza che era rimasta fuori dalla nostra scelta, il lavoro di palettatura, sempre per d rho n elevate a degli esponenti che per il momento sono inconiti. Come troviamo il gruppo dimensionale? Beh, gruppo pi greco 1, questo, c'è diametro, dimensione caratteristica della macchina elevata ad a con 1, ossia una lunghezza elevata a un certo esponente a con 1. C'è la densità, ossia chili a metro cubo, quindi massa su lunghezza elevata al cubo elevata a un certo esponente b con 1. C'è il numero di giri, quindi giri al secondo dal punto di vista dimensionale l'inverso del tempo elevato a un esponente c con 1, tutto moltiplicato sulla viscosità che dal punto di vista dimensionale si riduce a una massa fratto una lunghezza fratto un tempo. Se questo parametro pi con 1 deve essere un parametro adimensionale, allora significa che nel momento che ne vado a calcolare appunto le dimensioni, ho una lunghezza elevata da con 1 da questo termine per una lunghezza elevata a meno 3 per d con 1 da questo termine. Questo non mi dà contributo. Il quarto è semplicemente l elevato a meno 1. Da un punto di vista dimensionale, se lascio come dei parametri gli esponenti che ho posto, pi greco 1 ha, da un punto di vista dimensionale, unità di misura lunghezza elevata ad a con 1 meno 3b con 1 meno 1. Da in termini di massa è b con 1 più 1, in termini di tempo è meno c con 1 elevato a meno 1. Se io voglio che quel parametro pi greco sia una dimensionale, tutti questi esponenti devono essere pari a 0. Li trovate? Questo mi definisce, questa posizione mi definisce un sistema a con 1 meno 3 di con 1 meno 1 deve essere uguale a 0,
faccio scomparire anche la massa B con 1 più 1 deve essere uguale a 0, faccio scomparire il tempo, meno C con 1 meno 1 deve essere uguale a 0, affinché quel parametro adimensionale sia quel parametro sia dimensionale, dovrà essere C con 1 uguale a meno 1, B con 1 anch'esso uguale a meno 1, quindi meno 3 per meno 1 fa più 3, A con 1, 3 meno 1 fa 2, meno A con 1 deve essere uguale a meno 2. Quindi il primo parametro, il primo gruppo pi greco, quello che abbiamo ottenuto considerando tre grandezze, adesso è chiaro perché ne dobbiamo considerare tre, perché se abbiamo a che fare con tre unità fondamentali, la nostra dimensionalizzazione viene fatta imponendo che la lunghezza, la massa e il tempo abbiano esponente 0, quindi abbiamo sempre a disposizione tre equazioni da impostare nel nostro sistema che ci permettono di rilevare i valori di questi tre esponenti, A con 1, B con 1 e C con 1. Il nostro gruppo dimensionale pi greco 1, che per il teorema di Buddingham possiamo utilizzare in un legame funzionale equivalente a quello da cui stiamo partendo, sarà un diametro elevato a meno 2, o meglio, la lunghezza caratteristica che ci definisce la nostra macchina all'interno della famiglia A elevato a meno 2, per rho elevato a meno 1, densità del fluido elevato a meno 1, per numeri di giri n elevato ancora a meno 1, per la viscosità del fluido. Ossia lo possiamo riordinare pi greco 1 viscosità fratto densità per numero di giri al secondo, ad esempio che possiamo utilizzare questa numero di giri al secondo per caratterizzare la velocità di rotazione della macchina, per grandezza caratteristica elevata al quadrato. Lo riscrivo in maniera leggermente diversa: mu pari a densità numero di giri al secondo per il diametro caratteristico, di nuovo per il diametro caratteristico. N per D, giri al secondo per una lunghezza, cos'è? Una velocità, ovviamente. Se abbiamo a che fare con una girante radiale dove D è il diametro esterno della girante, questa è la velocità di trascinamento che abbiamo all'uscita dei condotti rotorici, ad esempio. Allora, se questa è una velocità, vi ricorda qualcosa questo parametro dimensionale? È un numero di Reynolds che mette in rapporto, inverso un numero di Reynolds in questo caso, ci mette in rapporto le forze viscose con le forze inerziali, dove queste forze inerziali le calcoliamo con riferimento alla velocità di trascinamento associata alla dimensione caratteristica che ci definisce la macchina. Quindi questo è il numero di Reynolds, ci dà un'idea dei rapporti di forze riguardanti le forze che stanno agendo sul nostro punto. Lo chiameremo il numero di Reynolds della macchina. Allo stesso modo possiamo procedere a dimensionalizzando gli altri due monomi che abbiamo costruito, quindi nel secondo compariva la portata volumetrica, metri cubi al secondo, quindi una lunghezza elevata alla terza fratto un tempo. Nel terzo invece che cosa compariva? Doppio. Ah, il lavoro di palettatura, che è la parametro in realtà che a noi interessa che sia dipendente, quindi vogliamo esplicitare il legame funzionale, quindi energia specifica, metri quadri al secondo quadrato,
una lunghezza elevata al quadrato fratto un tempo elevato al quadrato. Procediamo nello stesso identico modo, ci ricaviamo quindi la dimensione di π greco 2, la dimensione di π greco 3 in funzione di lunghezza, massa e tempo, e imponiamo in realtà poi che questi π greco 2 e π greco 3, questi due parametri, questi due gruppi di parametri che sono noti, siano degli adimensionali, quindi ci ricaviamo gli esponenti da assegnare a 2, b2 e c2, otteniamo questo secondo parametro dimensionale, portata volumetrica elaborata dalla macchina, fratto velocità di rotazione della macchina, fratto di a grandezza caratteristica elevata al cubo. Il terzo, π3, lavoro di palettatura, fratto md elevato al quadrato. Per il teorema di Baringa, il legame funzionale da cui siamo partiti, in cui un po' di cose le avevamo trascurate, è equivalente a un legame funzionale che coinvolge il parametro che abbiamo chiamato π greco 3, dove compare il lavoro di palettatura, compare questo parametro dove c'è la portata volumetrica, quindi è una sorta di adimensionalizzazione della portata volumetrica che compare qui, e compare il numero di Reynolds, numero di Reynolds della macchina. Definiamo coefficiente di lavoro di palettatura o lavoro adimensionale, questo parametro adimensionale lo indicheremo con la lettera greca psi maiuscola. Lavoro di palettatura giri al secondo per diametro caratteristico o grandezza o lunghezza caratteristica elevato al quadrato. Chiameremo coefficiente di flusso di portata e lo indicheremo con la lettera greca chi maiuscola, il rapporto tra la portata volumetrica elaborata dalla macchina e il numero di giri al secondo per la grandezza caratteristica elevata al cubo. E abbiamo già detto il numero di Reynolds della macchina, Reynolds pari a rho n b al quadrato fratto la viscosità del fluido. Quindi, per una certa famiglia di macchine, tutte tra di loro geometricamente simili, l'espressione che ci lega il lavoro di palettatura, ρ, Q, eccetera, eccetera, la tradurremo in un'espressione dimensionale che ci lega tra di loro il coefficiente di lavoro, il coefficiente di flusso e il numero di Reynolds. Abbiamo fatto la dimensionalizzazione per il lavoro di palettatura, lo potremmo fare la stessa cosa per la potenza totale scambiata dalla macchina, per il lavoro ideale specifico scambiato dalla macchina, per il rendimento scambiato dalla macchina. Otterremo dei nuovi parametri dimensionali, in questo caso per come ho impostato io le cose, che variano per quello che è al primo membro dell'espressione che stiamo considerando. Quindi prima avevo considerato LP, adesso sto considerando Y, che però dimensionalmente è omogeneo con LP. Otterremo ad esempio in questo caso un'espressione dimensionale dove compare quello che chiameremo coefficiente di carico della macchina, indichiamolo questa volta con la lettera greca psi minuscola, pari al rapporto tra il lavoro ideale scambiato e n quadro di quadro, quindi simile alla prima,
In un caso sto considerando il lavoro di progettatura, in un altro caso sto considerando il lavoro di area specifica, no? E abbiamo ben richiamato nelle lezioni scorse qual è la differenza tra funzionare tra il lavoro di area specifica e tutte le grandezze che ne determinano l'andamento sarà coefficiente di carico da un punto di vista dimensionale funzione del coefficiente di flusso e del numero di Reynolds. Per quanto riguarda il rendimento, il rendimento già di suo è un parametro dimensionale, quindi nel nostro processo di adimensionalizzazione resterà tale e quale, ma anche il rendimento per una certa famiglia di turbomacchine di geometria, di forma assegnata, sarà esprimibile da una funzione di questo genere in funzione del coefficiente di flusso e del numero di Reynolds. Ora, in fluidodinamica sappiamo che il numero di Reynolds pesa l'importanza relativa degli sforzi viscosi e di quelli inerziali. Noi, o meglio, in tutte le applicazioni industriali, tranne pochissime eccezioni, abbiamo a che fare con quei modi che chiamiamo completamente turbolenti o completamente sviluppati. Cioè, sono quei modi dove il termine inerziale in realtà è largamente soverchiante il termine viscoso. I flussi sono instabili, si stavano a regime di moto turbolento, completamente sviluppato. Tra l'altro abbiamo in genere sempre le grandezze sufficienti per farlo sviluppare in maniera completa il moto, o perlomeno quello che ci tratti rilevanti degli elementi fluidodinamici che studiamo sono caratterizzati da moto completamente sviluppato. Nelle turbomacchine, facendo sempre riferimento alla grandezza caratteristica, si parla di moti completamente sviluppati da un punto di vista della turbolenza quando il Reynolds è maggiore di 10 alla punta. E in genere questa condizione è sempre verificata per andando a vedere quello che è il funzionamento nominale della macchina. Se facciamo riferimento a quello che sappiamo per i moti turbolenti completamente sviluppati, ad esempio, coefficiente di attrito dipende solo appunto dalla finitura superficiale, dalla scrupolosità relativa, non dipende più dal numero di Reynolds, diventa una costante se richiamate alla memoria l'abaco di motivo di Lingurazio, come l'avete chiamato, insomma, quando avete studiato le perdite di carico nei condotti. In realtà questo succede anche per le nostre turbomacchine, cioè è intuitivo e così è, per flussi completamente sviluppati il numero di Reynolds non va più a influenzare quello che è il legame funzionale. Per dirla in soldoni, quei coefficienti di attrito che determinano le perdite di carico che abbiamo per interazioni di fluido parete diventano una costante, non dipendono più dal valore assoluto che ha la velocità, non dipendono più dal numero di Reynolds, diventano costanti, dipendono soltanto in realtà dalla scrupolosità relativa. Quindi possiamo ulteriormente semplificare il legame funzionale che abbiamo trovato passando da una legge a tre parametri a una legge addirittura a due parametri. Semplice, semplice, coefficiente di carico, funzione del coefficiente di flusso, rendimento, funzione del coefficiente di flusso. Lavoro di palettatura o coefficiente di lavoro, funzione del solo coefficiente di flusso, il che semplifica moltissimo la nostra trattazione.
Questo significa che se io analizzo il funzionamento di una famiglia di macchine, ossia da quell'insieme di macchine caratterizzate dall'avere stesso set di fattori di forma, quindi geometricamente simili l'uno all'altro, ok, se li analizzo da un punto di vista dimensionale, io per ognuna potrò andare a disegnare una curva caratteristica, ad esempio, che mi esprime, in caso di una pompa, come varia la prevalenza in funzione della portata. Se fisso la dimensione della pompa, questa prevalenza dipenderà dal numero di giri a cui sta girando la macchina stessa. Se fisso il numero di giri, questa stessa curva la potete vedere come questo stesso andamento, ognuna di queste caratteristiche la potete vedere come associata in realtà a un diametro diverso di macchina all'interno di quella famiglia che stiamo analizzando. Se adimensionalizzo la teoria, la teoria della similitudine, l'analisi dimensionale che stiamo facendo, mi dice in realtà che ognuna di queste curve caratteristiche io la riconduco sempre a un'unica curva dimensionale, perché appunto quel legame dimensionale che mi vede coinvolte e forellate tra di loro varie grandezze differenti, in realtà se faccio un'analisi dimensionale mi si riduce sempre ad uno molto semplice: coefficiente di carico o rendimento in funzione del coefficiente di flusso. Quindi ho a che fare con tante curve caratteristiche, se ragiono in termini dimensionali, al variare della dimensione caratteristica, al variare del numero di giri e così via. Ho a che fare con una sola curva caratteristica se ragiono in termini adimensionali. Questo se ho fissato la forma della macchina e ragiono sempre all'interno della stessa famiglia, fino a che ovviamente sono valide le ipotesi che abbiamo fatto nello sviluppare questa trattazione. Ci sarà un momento in cui scalo, ok, la preponderanza dei giochi non è più trascurabile, l'effetto dovuto ai giochi, l'effetto dovuto alle perdite per fughe ai giochi, non si scalano più per il discorso che abbiamo fatto all'inizio e che in realtà già abbiamo introdotto la volta scorsa, e questo mi dà delle deviazioni rispetto a questa teoria. Se ho a che fare con flussi non completamente turbolenti, quindi sto a Reynolds minore di quei 100.000 che vi ho detto tenete come punto di riferimento, dovrò applicare dei fattori di correzione se voglio continuare a tener conto di questa teoria. Questo e per altri motivi ci possono essere delle deviazioni rispetto a quello che vi ho raccontato. Ora, quindi, il punto di funzionamento di ogni macchina in termini adimensionali lo individueremo tramite una semplice coppia di valori numerici da associare ai due parametri adimensionali che stiamo scegliendo per descrivere il funzionamento di una macchina, ad esempio φ e ψ oppure φ e eta. Definiremo corrispondenti i punti di funzionamento delle macchine appartenenti alla nostra famiglia, alla famiglia che stiamo studiando, che sono descritti dalla stessa coppia di parametri dimensionali. Quindi, se io adimensionalizzo ognuna di queste curve caratteristiche riportandola appunto in un piano adimensionale, avrò che ognuno di questi punti andrà a corrispondere a un unico punto dimensionale descritto dallo stesso set di parametri φ' e ψ' in questo esempio. Questi punti io li chiamerò di funzionamento corrispondente o punti corrispondenti per la mia famiglia di macchine. Si può vedere
che se abbiamo una stiamo trattando macchine geometricamente simili tra di loro, esse funzionano in punti corrispondenti, quindi saranno caratterizzate dallo stesso set di valori a dimensioni, di parametri adimensionali, quando rispettano la similitudine geometrica, perché lo stiamo imponendo, siamo all'interno della stessa famiglia di macchine, quindi hanno tutte quante la stessa forma geometrica, e quando rispettano la similitudine cinematica, ossia i triangoli delle velocità sono tutti scalari tra di loro. Considero la macchina numero 1 appartenente alla famiglia A, considero la macchina numero 2 appartenente alla famiglia A, quindi tutte macchine geometricamente simili l'una all'altro, se vado a considerare i triangoli delle velocità, quando queste macchine funzionano in punti corrispondenti, allora i triangoli delle velocità che posso costruire sono simili gli uni all'altro. Non stiamo scalando quindi soltanto la forma della macchina, ma stiamo scalando anche i campi cinematici, i campi delle velocità. E in più, se funzionano in punti corrispondenti, significa che stanno lavorando anche gli stessi parametri dimensionali che esprimono i rapporti tra le forze, ad esempio il numero di Reynolds. Quindi in termini generali definiremo in similitudine, per noi le macchine che funzionano in punti corrispondenti sono macchine che soddisfano la similitudine geometrica, la similitudine cinematica e la similitudine dinamica.